Buonasera, stiamo qui a Policlinico secondo in un reparto infettivo. Siamo tutte donne partorenti Covid. Guardate le nostre distanze. Guardate in che stato siamo. Guardate la nostra finestra d'aria. Questo è il bagno, cestini pieni di spazzatura, palette, chiuso, ragazze Covid, nessuno che ci viene a vedere, sporche. Stanotte hanno rimesso una ragazza dicendo che i due tamponi invece di essere positivi erano negativi. È stata con noi e dopo la volevano trasferire in un reparto di negativi e la ragazza ha disdito, ha firmato e se n'è andata. Guardate dove ci vengono a vedere gli infermieri, guardate. Da qui, se è il caso di entrare, entrano, se no non entrano, hanno paura. Guardate il corridoio, vuoto, guardate. E abbiamo ragazze di polmoniti, nella stanza. Polmoniti, bronchiti. Se chiamate qualcuno non arriva. Guardate le spazzature che abbiamo. Guardate, guardate. Caro governatore, non chiudere solo i ristoranti. Guarda che assembramento in una stanza così piccola. Guarda. Guardate qua, l'elettrocardiogramma ce l'abbiamo noi qua perché se l'hanno dimenticata addosso alla ragazza. Spazzatura, tutto sporco. Questo è Policlinico, quello là che si dice che ha detto alle donne in gravidanza, quello là che ci può curare dal Covid. Fai vedere le tue braccia, per favore, solo le braccia. Fai vedere le tue braccia. Guardate, guardate. Avete visto? Vi mettono tutti qua i novellini a farci tirare il sangue. È uno schifo. Questo, vedete, abbiamo i numeri perché non entrano gli infermieri, li dobbiamo chiamare. Se è il caso entrano, se no no, non entrano.